Prima mancanza di fondi, poi il lockdown hanno frenato i progetti necessari, ma ora il comune di Manerbio potrà ripartire con importanti interventi su viabilità e edifici scolastici grazie a un intenso lavoro di programmazione. Soddisfazione è stata espressa a Palazzo Luzzago per i finanziamenti che saranno messi in campo, 332 mila euro destinati agli interventi nelle scuole, l'efficientamento energetico degli immobili e 827 mila euro che andranno a finanziare la messa in sicurezza di viabilità centrale e periferica. Il Comune di Manerbio durante il periodo di lockdown si è dato molto da fare per fare progettazioni larghe su tutte le opere indispensabili a Manerbio. È uscito un piano, molto del quale è finanziato, che integra sia interventi dal punto di vista infrastrutturale su strade, segnaletica e viabilità, e dall'altra parte sull'edilizia scolastica. Sull'edilizia scolastica in particolare partono ora iniziative per circa 332 mila euro suddivise tra interventi di tipo strutturale e di efficientamento energetico, e dall'altra parte metteremo in campo prima della fine del mese ulteriori fondi per poter ovviamente ovviare ad altri tipi di esigenze, sempre dal punto di vista dell'infrastruttura scolastica. Dovrebbe arrivare nel prossimo periodo la stanza modulare prefabbricata che dovremo porre all'esterno della scuola elementare per poter consentire il preorario in sicurezza ed eventualmente altri tipi di servizi per circa 70-90 metri quadrati. Insomma, una progettazione a tutto tondo che tiene conto di tutte le esigenze dei manerbiesi. Un piano che verrà attuato da qui all'anno prossimo, sono diversi interventi, alcuni verranno realizzati nell'immediato, altri sono in programmazione, in fase di progettazione e definizione. Sono gli interventi che riqualificheranno significativamente la viabilità di Manerbio e a breve partirà anche la realizzazione della tangenziale ovest, attesa da tempo e che alleggerirà la percorrenza dei mezzi all'interno del centro storico.